Juve, Ronaldo. Vogliamo il mondo. Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff bianconero, lavoriamo ancora una volta per conquistare l'Italia, l'Europa e il mondo. Così Cristiano Ronaldo, in un post sul suo account Instagram, a pochi giorni dall'inizio del raduno della squadra bianconera in vista della prossima stagione. Record di rottura. Superando gli ostacoli. Vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che potrebbero presentarci. Rendere ogni anno un'avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri fan e sostenitori. Essere portatori di questa passione straordinaria e unica che è la Juventus, e tener fede alla sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più in alto possibile. Siamo la Juventus. Siamo i campioni. Siamo tornati più forti che mai. Contiamo su di te. Tutti insieme. Fino alla fine, conclude il post di CR7. Juve. Sondaggio per Suarez. La Juve pensa a Luis Suarez, messo sul mercato dal Barcellona. Secondo Sky Sport, il club bianconero si sarebbe informato sulla possibilità di arrivare all'uruguaiano. C'è l'ostacolo ingaggio. Milan. Tonali resta un obiettivo. Il Milan prova la rimonta sull'Inter per arrivare a Sandro Tonali. La società rossonera è in contatto con il presidente del Brescia Massimo Cellino per il centrocampista, ma per il momento non è stato trovato un accordo economico. Al momento però è proprio il Milan la squadra più attiva sul giovane talento. Thiago Silva Chelsea. Visite biennale. Il futuro di Thiago Silva è al Chelsea. Il difensore brasiliano ha svolto in Italia le visite mediche di rito prima di firmare l'accordo che lo porterà a diventare un nuovo difensore dei Blues per i prossimi 2 anni. Inter. C'è l'accordo con Kolarov. L'Inter è molto vicina a Kolarov. Il terzino serbo della Roma, classe 1985, ha detto sia ai nerazzurri che ora devono trovare un accordo con il club giallorosso. Kolarov ha un contratto con la Roma in scadenza nel giugno 2021. Teodor Czik verso il Crotone. Dopo 2 stagioni passate più in infermeria che in campo, Lucas Teodor Czik saluterà l'Udinese. Stando a quanto riportato da Tutto Sport, l'attaccante polacco potrebbe rimanere in Italia e rilanciarsi al Crotone, a caccia di rinforzi per il ritorno in Serie A. Sampdoria, Ranieri. Da Ferrero mi aspetto regali. Ferrero è il primo tifoso, nemmeno lui vuole soffrire. Mi aspetto dei regali e spero che riesca a farmeli. Così il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ai canali ufficiali del club parla di questa nuova stagione iniziata ieri col raduno e i primi allenamenti nel quartier generale di Bogliasco. Regina, Rivas in prestito dall'Inter. La Regina comunica di aver rinnovato l'accordo con l'Inter per le prestazioni sportive di Rigoberto Rivas. Il calciatore torna in riva allo stretto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto. Roma, Florenzi verso l'Everton. Nonostante sia stato convocato da Fonseca per ritiro pre-campionato, Alessandro Florenzi ha già le valigie pronte. Stando all'emittente romana Teleradio Stereo, il terzino giallorosso sarebbe vicino all'Everton di Carlo Ancelotti e l'agente del calciatore, Alessandro Alucci, starebbe spingendo per la soluzione inglese. Lione, Aulas. Nessun contatto con la Juve per Aouar. Nessun contatto con la Juve per Aouar. Con queste parole il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha voluto mettere a tacere le tante voci di mercato secondo cui l'accordo con la Juventus per il cartellino di Houssem Aouar sarebbe vicinissimo. Lo riporta Tutto Mercato Web. Milan. Tentativo per Pezzella. Il Milan sta provando a trovare una soluzione per prendere Germain Pezzella dalla Fiorentina. Nei giorni scorsi l'agente del giocatore è stato ospite della dirigenza nella sede rossonera, ma l'affare non è semplice. Il Milan vorrebbe inserire Leo Duarte come contropartita. PSG, Leonardo ha chiamato Messi. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il DS del PSG, Leonardo, si sarebbe messo in contatto con l'entourage di Lionel Messi per informarsi sulla questione della clausola e sulle richieste del calciatore argentino, fra ingaggio e durata del contratto, per poi confrontarsi con i responsabili finanziari del club. Roma. Tottenham a Trigoria per Zaniolo. Incedibile. Etet Zaniolo è incedibile. Questa la risposta della Roma all'emissario del Tottenham arrivato a Trigoria con un'offerta per il centrocampista giallorosso, che piace molto a José Mourinho. Offerta rispedita al mittente e trattativa stoppata sul nascere. Zaniolo non è in vendita.
La nuova proprietà targata Friedkin lo considera un elemento fondamentale del presente e del futuro della squadra giallorossa. A Trigoria è presente anche l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli. Roma, domani incontro Fiengazzeco. L'atteso incontro tra il CEO della Roma, Guido Fienga, ed Edin Dzeko andrà in scena domani. L'attaccante, nel mirino della Juventus, dovrà dire alla dirigenza quali sono le sue intenzioni con i giallorossi che vorrebbero trattenerlo. Ufficiale, Riina ha firmato con la Lazio. La SS Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Manuel Riina Páez. Con questa nota il club biancoceleste ha annunciato l'ingaggio del portiere ex Napoli e Milan. Chelsea, ufficiale l'ingaggio di Sar. Malang Sar è ufficialmente un giocatore del Chelsea. Il difensore ex Nizza, classe 1999, arriva ai Blues a parametro zero, siglando un contratto fino al 2025. Il club londinese ha specificato che verrà girato in prestito per la stagione 2020-21 per fare esperienza. Regina, dopo Menez arriva Rami. La regina è molto vicina a un altro colpo di grido. Dopo la firma di Jeremy Menez, ecco un altro francese ex Milan pronto a sbarcare in Calabria. La trattativa con Adil Rami è addirittura d'arrivo. Il difensore, 34 anni, ha rescisso il contratto con il suo ultimo club, il Sochi. Juve McKennie, le cifre. La Juventus aspetta Weston McKennie, centrocampista statunitense in arrivo dallo Schalke 04. Un rinforzo giovane, ma anche a basso costo. Al di là dei 3 milioni per il prestito, 18 per il riscatto, il classe 98 dovrebbe infatti firmare un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. Quasi il doppio di quanto percepisce a Gelsenkirchen, ma anche uno degli ingaggi più bassi di tutta la rosa juventina. Torino, quadriennale per Vojvoda. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dallo Standard Liegi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mergim Vojvoda. Il difensore ha firmato un contratto di 4 anni. Everton, ecco James Rodriguez. Secondo i media inglesi, James Rodriguez sarebbe a un passo dall'Everton. Il club che ha in panchina Carlo Ancelotti è pronto a sborsare 31 milioni di euro. Il Real Madrid pare convinto di tutto anche della cifra proposta. Italia, Locatelli. Il sogno di ogni bambino. Il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio. Grazie a chi c'è sempre stato e ha sempre creduto in me. Così il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli in un post sul proprio account Twitter, Ro9. Lo spoiler arriva direttamente dal sito ufficiale del Paris Saint-Germain, che presenta la rosa attuale coi relativi numeri di maglia. L'attaccante argentino lascia la 18 e prende quello che è stato per 7 anni il numero di Edinson Cavani, col quale ha stabilito il record di reti con la maglia del PSG.